Verranno somministrate nella giornata di oggi le 250 dosi aggiuntive di AstraZeneca destinate alla fascia d'età 60-79 anni e ai fragili. Le nuove dosi messe a disposizione dall'ASL vanno ad aggiungersi a quelle che riguardano la programmata settimana WIC che terminerà domani, ovvero 3.500 vaccini già tutti prenotati. Un vero e proprio boom, tanto che ad esempio oggi saranno in totale 1.000 le vaccinazioni effettuate nei 24 punti allestiti all'interno del Palafiere di Via Tirino, come sottolinea l'assessore Eugenio Seccia. Ci siamo subito attivati come comune ampliando la slot di prenotazione per la giornata di oggi, che ovviamente è stata già saturata, e si sommano alla programmazione effettuata ordinariamente dall'amministrazione comunale insieme all'ASL precedente, e in aggiunta alle 400, alle 200 dosi programmati dell'AstraZeneca WIC. Quindi sostanzialmente oggi avremo 1.000 inoculazioni di vaccini in più. E non finisce qui. Abbiamo avuto proprio adesso la notizia, per domani, la giornata di domani, saranno altre 100 dosi disponibili. ASL e Comune inoltre si preparano ad organizzare la seconda settimana AstraZeneca. Manca l'ufficialità, ma la macchina è pronta e rodata per accogliere la nuova dotazione di vaccini. Ancora l'assessore. Sì, siamo pronti, l'abbiamo dimostrato. In poche ore ci siamo organizzati con i software a nostra disposizione, l'eccellente CED che ha personale umano molto capace, il comandante Palestini che ha coordinato un po' tutte le attività essendo anche il dirigente della protezione civile. Pescara ha dato dimostrazione di essere pronta, di poter ampliare le somministrazioni avendo ovviamente disponibilità di vaccini. Al di là di tutti questi numeri, assessore, che cosa significa rispondere in maniera così massiccia da parte della popolazione di tutta la provincia, lo ricordiamo, perché qui non soltanto chi abita a Pescara si reca qui per le vaccinazioni? Significa accelerare quel processo di immunizzazione, di tornare il prima possibile alla nuova normalità. Per farlo dobbiamo necessariamente credere in questo passaggio obbligato, che è quella della vaccinazione di massa, per raggiungere l'immunizzazione al più presto possibile, per uscire da questo brutto incubo che ovviamente ci ha attanagliato da più di un anno.